Nome: Cecilia. Esther. Elisa. Floriano. Marta. Thomas. Valentina. Età: 20. 20 anni. 27 anni. 25, quasi 26 anni. 23. 34 anni. 15,25 per 2. Da dove vieni? Da Rovereto. Da Lizzana. Rovereto. Lizzana. Rovereto. Pomarolo. Fedele all'origine, Rovereto, ora proprietata Pomarolo. Quando sei andato a Dolmoran per la prima volta? Sono stata a Dolmoran la prima volta nel marzo 2014. 2 mesi fa, marzo 2014. Luglio 2009. Marzo 2014. Marzo 2014. Marzo 2007. 2007. In quale occasione sei andato a Dolmoran? Per un caso fortuito, l'associazione che all'epoca ci ospitava opera a circa un'ottantina di chilometri da Dolmoran e di conseguenza gli operatori hanno pensato di portarci lì per vivere un'esperienza diversa. Per fare la valutazione di progetto del futuro progetto Kanga per Dolmoran. Grazie al progetto Giovani Solidali. Qual è la cosa che più ti ha colpito? Il grande senso di libertà che danno gli spazi attorno al Dolmoran è incredibile. La cosa che più mi ha colpito in positivo è stata l'accoglienza che abbiamo ricevuto da tutte le persone che abbiamo incontrato e anche dalle tribù che sembrano a prima vista così lontane dalla nostra realtà. La cosa che più mi ha colpito è stata la condizione della donna, che spesso vengono sposate in età ancora molto giovane. I matrimoni sono combinati e quindi non hanno possibilità di scelta. Inoltre vengono anche spesso maltrattate e vivono in condizioni di grande povertà. Gli spazi sconfinati e la naturalezza con cui si vive la morte. La morte fa parte della vita. Qual era la necessità più impellente? Quando siamo stati a Dolmoran abbiamo visto che c'è bisogno di maggiore assistenza per i bambini disabili, sia assistenza medica come fisioterapia che anche per la malnutrizione e inoltre anche per, sempre per le donne, che ci sia una maggiore istruzione e anche una maggiore educazione a livello affettivo, come prendersi cura dei propri figli. La necessità più impellente che abbiamo visto noi quando siamo andati giù è stato il fatto che il problema della malnutrizione si sta gradualmente risolvendo e ora sarebbe necessario porre l'attenzione sul problema della disabilità e continuare quello che già le suore stanno facendo, cioè queste iniziative di sensibilizzazione nei confronti delle famiglie rispetto sia al ruolo della donna sia all'istruzione. La necessità più impellente all'epoca era appunto cercare di rispondere ai problemi della malnutrizione legati alla siccità e aggravati anche dagli scontri tribali che c'erano nella zona. La malnutrizione e la carestia. Quanti bambini malnutriti hai visto? Tanti, tantissimi, anche se all'epoca il numero preso in carico dalle suore si aggirava intorno alle 20 unità, questo per un duplice motivo, per una questione di spazio fisico e naturalmente per una questione economica. Più o meno un centinaio. Abbiamo visto 5-6 bambini al progetto lì a Magnificat, perché nel periodo in cui siamo stati giù erano tutti a scuola. Nella casa Magnificat, nel nostro periodo, c'erano 5 bambini e un ragazzo, perché gli altri bambini del progetto si trovavano invece a scuola. Cos'è cambiato nel tuo modo di vedere le cose tornando qui? Purtroppo la stessa consapevolezza della folle corsa della modernità che ha offuscato quello che è uno dei nostri valori più importanti, ovvero sia la genuinità dei rapporti umani. Questa esperienza mi ha aiutato a vivere con meno ansia le mie aspettative per il mio futuro. Da un punto di vista professionale in primis, mi ha fatto rivalutare che una carriera che ti permette di avere uno stipendio alto non è la massima priorità nella vita e inoltre anche mi ha fatto apprezzare di più le piccole cose sia con i miei familiari che con i miei amici.
Di sicuro sono tornata con un sacco di riflessioni, un sacco di punti interrogativi, però anche con consapevolezze diverse, quindi anche con priorità diverse. E questo progetto mi ha aiutato a convincermi ulteriormente che la cooperazione e la solidarietà internazionale sono elementi ultra positivi e che ci devono essere e serve che ci siano. Quando sono tornata mi sono trovata a disagio in alcune situazioni perché mi sembrava che i discorsi o le azioni fossero estremamente futili a fronte delle cose che avevo visto e vissuto ad Olmoran in Kenya. Ti piacerebbe tornare ad Olmoran? Sì, mi piacerebbe tantissimo tornare ad Olmoran, soprattutto per rivedere le suore che ci hanno accolto in modo fantastico nella loro comunità e ci hanno fatto passare anche molti momenti divertenti e nello stesso tempo anche raccontato tanto del loro lavoro e della storia di Olmoran. Sì, mi piacerebbe e spero di riuscire a tornare presto, però prima devo finire l'università, quindi ci vuole almeno un anno e mezzo. Sì, ci ritornerò a luglio. Sì, se avrò del tempo, sì. Mi piacerebbe tornarci, però dopo aver fatto altre esperienze. Sì, ci tornerò a luglio. Sì, ci tornerò a luglio. Secondo te il progetto Kanga per Olmoran sta raggiungendo gli obiettivi prefissati? Sì, grazie al lavoro svolto con le suore e grazie anche al miglioramento delle condizioni climatiche, in quanto la siccità per adesso è sparita, sono un paio, 2-3 anni che è sparita. Sì, e l'ho potuto vedere con i miei occhi a dicembre 2011 quando sono ritornata, dove ho visto un miglioramento nelle condizioni sia dei bambini e sia un raggiungimento degli obiettivi nel progetto. Penso proprio che il progetto stia raggiungendo gli obiettivi che si era posto, perché abbiamo visitato una scuola dove ci sono molti bambini che fanno parte del progetto ed ora stanno tutti bene e è permesso loro di andare a scuola. Al momento si è visto che la malnutrizione sta diminuendo, sia grazie al contributo del progetto, sia perché anche il clima è favorevole, sta piovendo di più in questi ultimi anni, quindi si è riusciti anche a sviluppare di più il raccolto. Pensi che il progetto per l'aumento della produzione di latte di capra sarà efficace? Assolutamente sì, perché nasce da un bisogno sentito ed esternato dalle persone che lavorano là in concomitanza agli autoctoni. Il progetto delle capre è una buonissima idea perché oltre al fatto di coinvolgere la comunità locale ha come aspetto positivo il passaggio di un progetto che era di stampo assistenzialista a uno che invece mira all'autosufficienza. Sì, perché in questo modo vanno a coinvolgere la popolazione locale. Sì, perché appunto cerca di risolvere sempre il problema dei bambini malnutriti, però affrontandolo non solo dal punto di vista dell'emergenza ma anche appunto cercando di dare uno sguardo più a lungo termine e tentando di renderlo autosufficiente, almeno dal punto di vista alimentare.